Ragazzi, ed eccomi di nuovo qui nella puntata degli aggiornamenti. Vi devo raccontare un po' di cose, quindi seguite ancora questo video. Siamo qui di nuovo in questa puntata. Qui ci sono i vostri numerini che vedremo più tardi perché ancora devono uscire. Prima di tutto, ta-da! Mi è arrivato un altro pacchetto da Amazon. Che praticamente questo era il pacchetto che secondo le mie previsioni doveva arrivare insieme all'altro, insieme alle cover. Invece purtroppo ho scelto di separarli, quindi mi è arrivato ieri, e io so già cosa c'è, perché è normale, l'ho ordinato io le cose su Amazon, però ve lo faccio vedere anche a voi dopo. E allora, i numerini, ve l'ho detto, l'ho giocato, aspettiamo solo che escono. Speriamo questa volta, speriamo di vincere, ragazzoli. Un'altra volta mi ha chiamato quel ragazzo Max di Desano per andare a fare un catering. E vi lascio a voi adesso qui qualche immagine, qualche video che ho fatto, perché giustamente ho lavorato. Serata andata benissimo, sono stata contenta, felicissima, ci siamo divertiti, una mega villa, diciamo, sulle Beverly Hills, e tutti di dottori, era una, non so, diciamo, che evento era, però comunque sia, lì erano invitati tutti i dottori, sono stati bene, gli è piaciuta molto la pizza, si sono fermati in tanti a parlare là con me, e abbiamo preparato anche insalate, i primi, il pesce, il pollo. Abbiamo avuto da fare, però bellissima serata, passata veloce. Siamo arrivati lì più o meno verso le 5, che abbiamo cominciato a preparare i tavolini, accendere intanto il fuoco, il gas per le pizze, per la pasta, e preparare un po', tagliare le insalate, e siamo andati via, che erano più o meno le 11 di sera, sì, 11, più o meno le 11, perché dopo le 11 e mezzo, più o meno 11:40, eravamo da Desano, che stavamo portando tutto indietro, quindi sì, e c'era anche un piccolo bar, abbiamo brindato con un bicchierino di vino. Speriamo che ci saranno ancora di queste feste, che a me piacciono tanto. Eccoci arrivati nelle villette di Beverly Hills. E questa è la casa dove andiamo a fare il party. Questa è la sorella di Max, quella davanti è il fratello di Max. Vediamo un po'. Wow! Nice! Wow, ragazzi, che bello! Wow, stupendo! Maya! What's your name? Joseph. Joseph, so thank you so much. Hola, come stas? Oggi lavoriamo con un forno a gas. Adesso ragioniamo, fireplace e la piscina l'hanno aperta. Questo è il bagno di servizio che sta dietro al bar. Indovinate l'intruso. Ok, festa finita ragazzi, mi dispiace non ho fatto vedere un granché, ma spero che vi sia piaciuta, a me tantissimo, mi sono divertita, quindi buonanotte! Bye bye, ciao ciao, thank you!
Cosa manca, ragazzi? Ta-da! Il grattino, quindi grattiamo! Questa volta ho cambiato grattino, sempre 5 dollari. Ho preso questo qui, non so cos'è, non so quanto, come si vince. Prima volta che lo prendo, l'ho visto lì, è verde. A me piace il verde, quindi cominciamo a grattare e vediamo un po' se... Yeah, già qui niente, perché deve uscire sempre il solito 50 e a me non esce mai. Ta-da, guardate, 47. Ma chissà cosa devo trovare, voi lo sapete, luna, 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 soldi, non lo so. Non lo so come funziona, dovresti trovare tutti e tre uguali? Non lo so, non ho letto le istruzioni, lo passo sempre sotto alla macchinetta di dove prendo i grattini, perché c'è un codice a barre sotto fatto apposta che si passa lì e ti dice subito se abbiamo vinto. Dobbiamo trovare tre simboli uguali praticamente. Ok, praticamente dobbiamo trovare tre simboli uguali. Ok, ragazzi, quindi mi sa proprio che anche questo grattino è perdente. Ed eccoci qua, finalmente la puntata dei numerini. Questa sera ci sono 45 milioni. Vediamo un po'. Allora, 10. Oh, ho preso! Finalmente, visto, è uscito Salvatore? 17 e non ce l'abbiamo, quindi per adesso 1, 39 non ce l'abbiamo, 42 e non ce l'abbiamo, 59 e non ce l'abbiamo, Mega Ball 3 e non ce l'abbiamo, quindi niente, questa settimana niente perdente, non importa, speriamo la prossima settimana. E vi volevo ricordare però intanto che se vi interessa per davvero, se siete sicuri e decisi, è iniziata la lotteria per la Green Card adesso ottobre fino a novembre, più o meno un mesetto. Quindi vi faccio tanti auguri per chi la fa. Mi raccomando, però dovete essere sicuri, perché sennò non date la possibilità a altre persone di partire, chi vuole veramente. Il sito ufficiale è www.divulotteri.com. State.gov. Questo è il sito dove andare. L'iscrizione è gratuita, dovete solo inserire i vostri dati, una foto secondo i parametri che ci sono scritti lì per la lotteria, inviare il tutto e ricevere il numerino e aspettare il prossimo anno a maggio. Però voi, sempre semplicissimo, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando uscirà il mio prossimo video. Pollicine in su se vi è piaciuto, commentate qui sotto. Grazie ancora per i vostri numerini, ci sentiamo per la prossima settimana, per gli aggiornamenti e mi raccomando per il video che esce o sabato o domenica, dipende quando ho tempo. Quindi voi sempre sintonizzati sul mio canale e condividete, condividete, condividete. Ciao ciao, un bacione da Los Angeles! Ora di aprire il pacchetto, che dove si apre non lo so, anzi sì, lo so, questi hanno un'apertura qua a strappo, guardate, ecco. Chi la dura la vince. Ta-da! Il pacchettino mio, ta-da! Vuoto, eccola qua. Praticamente ho preso il vetro sopra per il nuovo iPhone, eh? Ho preso quello da 99 cent, ma questi qui sono un po' più belle. Cosa ci abbiamo qui? Ah, ta-ta-ta. Attenzione! Tutti qui dentro c'è tutte le salviette, per pulire i vetri. E questi sono i vetri. Questo comodissimo, ormai lo mettono tutti, per mettere il vetro dritto. Quindi questo voi lo sistemate sopra al vostro cellulare, mettete dentro il vetro e va perfetto dritto. E a me questa cosa piace tanto. E questo è il vetro. Wow, mi si vede a me dietro. Come vedete è fatta apposta i bordi neri, perché gli altri che ci sono in giro, comunque sia simile a questi che ho comprato da 99, il vetro arriva fino
diciamo, alla fine dello schermo che si illumina. Dopo c'è un bordino, come vedete, tanto fino fino nero, che lì il vetro non è coperto, fino dopo quando prende la curvatura del telefono che c'è l'acciaio, alluminio, non mi ricordo. Invece questo vetro l'ho preso, fatto apposta, perché arriva proprio fino alla fine, quindi protegge proprio da bordo a bordo. E mi piace. Come vedete, XS Max, perché tanto ha lo stesso schermo iPhone 11 Pro Max. E ancora sono comunque indecisa dal colore, ma continuate a vedere anche i miei prossimi video perché scoprirete di che colore lo farò. Oh, belli, belli, però pesano, eh? Sono bei vetri resistenti, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono.